finalmente a Genova per essere festeggiato, Lorenzo, reduce da un risultato incredibile, il titolo iridato, ci racconti le emozioni, cosa vuol dire essere campione del mondo junior? Ah, di sicuro è un'emozione indescrivibile, e è stata veramente una giornata e settimane surreali, però devo dire che ho lavorato duro e ha portato a buoni frutti, dai. Adesso sei qui, tra l'altro sei appena entrato nella famiglia, insomma, Red Bull. Cosa significa un evento come questo a Genova, la prima volta in Europa, ad avere uno spot pazzesco per la nostra città? No, è veramente una bella manifestazione. Non ho mai visto così tanta gente a vedere una manifestazione sportiva a Genova, quindi di sicuro mette in risalto il centro di Genova e tutte, è da ripetere di sicuro, ecco, bel evento. Senti, tu preferisci la strada, vero? Non ti butteresti giù come Thomas e gli altri? No, no, quello lo lascio fare a loro, e vederli qua passare, farsi salti su queste cose è veramente, veramente tanto coraggio, e complimenti a loro che sono molto abili nella guida. Senti, sei arrivato a un risultato incredibile, ora inizia una seconda fase, quella insomma di confermarti tra i grandi, però ci racconti come nasce questa passione per le due ruote e come sei arrivato oggi a questo grande risultato. Sì, esatto, l'anno prossimo passerò con la Red Bull Development Under 23 e sì, niente, io faccio ciclismo da 5 anni ormai e ho iniziato col calcio, però poi mi piaceva pedalare, quindi una cosa ha portato all'altra e niente, ora mi diverto soffrendo in bici. C'è un grande campione delle due ruote che ti ha ispirato, insomma, che ammiri particolarmente? Ma io dico sempre, mi ispiro a Geraint Thomas, vincitore del Tour del 2018. Cosa ti piace di lui? No, è un grande personaggio, grande atleta e anche un po' carismatico, un bel personaggio, oltre a andare forte in bici. Sulle nostre strade ti alleni soprattutto nel Levante, dicevi? Sì, esatto, mi alleno più verso la zona Chiavari, Lavagna, entroterra di Chiavari, quelle zone lì, sì. Senti, la maglietta di campione del mondo dov'è? È appesa in casa? È già stata messa in un quadro? Sì, ce l'ho, la medaglia e la maglietta appesa in casa. L'anno prossimo per te cosa significa? Quali saranno le sfide più dure? L'anno prossimo sì, appunto, cambierò, passerò di categoria più grande, quindi vediamo, e ci sono gare come il Giro Under 23, l'Avenir e il Mondiale da provare a far bene. Bocca al lupo! Grazie.